delle fantastiche interpreti che vi hanno allietate con questi brani scritti dal nostro Brunello Mancini. Allora, io andrei alla destra e a sinistra per presentarvi. Io mi chiamo Maria Letizia De Bernardinis e sono un mezzo soprano. Mi chiamo Lorena Sarra e sono un soprano lirico leggero. Io sono Giovanna Santoro e sono che fuma un sacco di sigarette, ecco perché parla piano. Allora, io mi chiamo Resatta Dernisci e lo so che è un pochino difficile da pronunciare, e vengo dall'Albania e sono un soprano, mi piace definirti soprano. Bene, a parte questo voglio cominciare proprio da te, Resi. Ti era mai capitato di cantare dei testi poetici su una musica contemporanea? Allora, mi è capitato di fare dei concerti su dei testi scritti da poeti, da scrittori, così, e di musica contemporanea no, non di questo genere, diciamo. Quindi musica contemporanea sì, ho cantato, però non di questo genere, con impronta poetica, diciamo. Io Giovanna, che sono tante sigarette, vorrei chiedere proprio il tuo rapporto, per esempio, qui c'è un rapporto tra due arti, no? Poesia e musica. Il tuo rapporto per esempio con gli attori quando vogliono essere accompagnati e anche la finita dell'album, se non si può terminare, o con i musicisti, con i cantanti. Quindi quando tu dipingi canti? No, suono. Beh, facilissimo naturalmente, suona e fumi naturalmente anche. Mi trovo molto bene da combinare i cantanti e mi insegna molto ad ascoltare. Beh, decisamente in questo caso bisogna ascoltare, no? Delle parole di poetiche. Tu Lorena invece che rapporto hai con la poesia? Allora, io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Naturalmente da bravo divo si è fatto attendere. Allora, io ho veramente un bel rapporto con la poesia, che mi sono scelta un compagno che scrive poesia. Ho fatto la domanda giusta. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui vero mi scrive. E no, la poesia, insomma, va a braccetto con il canto, la musica sicuramente, e anche io non ho mai cantato musiche contemporanee, ecco, come diceva Resatta, è capitato di cantare brani con sottofondo musicale, poesie con sfondi musicali, ma insomma non ho fatto mai questa esperienza. Nel tuo futuro magari canterai qualcosa del tuo compagno allora, chissà. Ma chi può dirlo? Ma, però nel lavoro è meglio fare le cose separate. E invece da te, Maria Letizia, chiedo che cos'è per te la musica? Perché hai deciso di diventare cantante? Allora, io ho deciso, in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata cantante. Ah, quindi invece di fare il primo vestito sì. Hai fatto... Sì, io praticamente avevo 3 anni, mi vestivo con tutti, mia madre aveva una sartoria, io prendevo straccetti per terra, me li mettevo addosso e andavo fuori e cantavo, quindi è una cosa proprio, sono nata cantando, infatti dico sempre, forse ho cantato anche nella mia precedente vita, quindi e il discorso della poesia, io leggo una poesia al giorno, perché credo che la poesia sia qualcosa di estremamente formativo. Peccato che oggi la poesia trova poco spazio, come del resto un po' tutta l'arte in generale. E amo molto la pittura, ho fatto liceo artistico, quindi anche io dipingo, mi diletto, ovviamente sicuramente non so, non mi voglio assolutamente. Però ecco, io amo un po' tutta l'arte in generale. Cioè il canto è qualcosa che io in particolare sento proprio molto, molto, lo sento fisicamente il canto, perché
quando sto male, quando ho momenti brutti, canto. E tanto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio e benefico. E quindi canto, poesia, musica in generale, ho studiato anche uno strumento, quindi per me l'arte è a tutto tondo. Beh, diciamolo cosa, perché insomma ho studiato il violino a 8 anni, sì. E poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma, era cantare. Quindi non l'ho abbandonato il violino, assolutamente. Tutta la mia vita alla musica. Dei progetti per il vostro futuro? Ma noi guarda, se oggi ci siamo rincontrate, sì, così. In insomma, realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto, che siamo noi tre e ma come Cacao non l'avete presa? Ma Cacao è l'anima del gruppo, ecco. Se posso avessero portato. Va benissimo, ok, allora non saremo vestito un po'. E quindi ci piacerebbe fare un bel progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dall'opera classica al musical, al pop lirico, ecco. Bene, allora andremo tutti a Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei tanti progetti per il futuro. E, diciamo, io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito, no? Insieme, avremmo anche presentato, però non è vestito di Bordeaux, quindi sì, E quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista, e poi insomma canto anche, faccio parte, sono solista di una corale, però insomma, adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose vengono fatte. Questo è un bellissimo progetto, è il trasloco. Il trasloco, speriamo, sì. Bene, allora innanzitutto grazie per, insomma, grazie per aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche, diciamolo, caro signor Prandin, diciamogliele, non sono facili, no. Diciamolo di cuore, non sono facili, perché io l'ho ballata e quindi non sono facili, loro ci hanno dedicato tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Grazie soprattutto anche a Cacao. Cacao è sempre fondamentale. Bene. Ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bella esperienza. Ringraziamo anche bella. Solo aggiungere. Certo. Col Bordeaux anche, secondo me. Sì. Non a caso siamo tutte le note di Bordeaux. Assolutamente, molto espressivo. Io vedendovi penso che Brandini rispecchi e Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia di Bruno Mancini, e Bruno Mancini rispecchi si sposano molto bene perché sono tanti rimandi anche culturali, certo, sì, no? Che nelle musiche insomma si capiscono. E quindi caro Bruno Mancini, caro signor Brandini,